Un buon pomeriggio dalla redazione di Light e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale che si apre purtroppo ancora con la cronaca e con gli ulteriori dettagli emersi a seguito dell'incidente mortale di cui abbiamo già parlato nell'edizione di ieri sera del nostro notiziario. Incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sulla strada statale 45 bis Gardesana in territorio di Nuvolera. Purtroppo la vittima non aveva 30 anni, bensì poco più di 20, era un giovanissimo padre di famiglia. Nuovi dolorosi dettagli emergono a distanza di ore dall'incidente mortale avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì sulla statale 45 bis nel territorio di Nuvolera. Rispetto a quanto riferito inizialmente dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, infatti, scende di molto l'età della vittima, che non avrebbe 30 anni, bensì poco più di 20. Si tratta di un giovanissimo padre di famiglia che viveva a Gavardo e in quei tragici istanti viaggiava sulla sua utilitaria in direzione Salò. Sul sedile posteriore, fortunatamente ben assicurata al seggiolino, la figlioletta, di poco più di un anno, che è rimasta ferita in modo serio, ma non sarebbe in pericolo di vita. Per lei si è reso necessario il trasporto in elicottero all'ospedale pediatrico del Civile di Brescia in codice giallo. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Quel che sembra certo è che i due mezzi coinvolti, l'auto del ragazzo e un camion proveniente dalla direzione opposta, si siano scontrati. I due veicoli sono quindi usciti di strada ai lati opposti della carreggiata e il mezzo pesante si è ribaltato sulla pista ciclabile che corre parallela alla tangenziale. Il caso ha voluto che in quel momento nessuno stesse pedalando o passeggiando sulla gavardina in quel momento, o il bilancio sarebbe potuto essere anche peggiore. Ferito anche l'autista, un uomo di 52 anni che è stato ricoverato in codice giallo alla poliambulanza. Per il momento sembra che la tesi più accreditata sia quella di una sbandata dell'automobile nella corsia di marcia opposta, forse a causa di un malore o di un colpo di sonno. Pesantissime le ripercussioni sul traffico dell'intera zona. La tangenziale è stata chiusa nel tratto interessato per permettere prima i soccorsi e poi la rimozione dei mezzi coinvolti. Chiusura poi anche in serata per la messa in sicurezza. Lunghe code hanno interessato la viabilità esterna, che ha dovuto ricevere tutti i veicoli di passaggio. Riporto ora sul nostro giornale online www.leibrescia.tv per dare uno sguardo, per leggere insieme la notizia relativa all'arresto di tre minorenni, tre giovanissimi con l'accusa, lo avete letto nel nostro titolo, di lesioni personali e di rapine. I primi giorni di settembre in un parco pubblico di un comune della provincia di Brescia avrebbero minacciato e malmenato alcuni coetanei per derubarli. Il magro bottino di questo raid punitivo era stato in tutto di 90 euro. Ieri questi tre giovani sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Desenzano del Garda. L'abbiamo detto, le accuse sono lesioni personali e rapina, e in realtà i contorni della vicenda per il momento sono in gran parte ignoti. Si sa soltanto che i tre ragazzi fermati sono residenti fra Brescia e Verona. I minorenni sono stati scortati rispettivamente nel carcere minorile di Milano, in una comunità di accoglienza, e agli arresti domiciliari. I carabinieri fanno sapere che queste scelte diverse di destinazione sono state fatte in misura proporzionale al proprio ruolo che avrebbero avuto all'interno della vicenda. Proseguiamo sempre con la cronaca e veniamo alla città con una notizia, in realtà una serie di segnalazioni che arrivano dalla zona sud, in particolare da Brescia 2, così come un anno fa, infatti, si stanno verificando numerosi furti alle ruote delle automobili. Da ormai diversi giorni sul gruppo Facebook Brescia che non vorrei vengono segnalati episodi di furti di ruote. In buona sostanza, la mattina si raggiunge la propria auto e la si ritrova molto poco delicatamente appoggiata su mattoni o sollevatori. Dalle quattro ruote non c'è più traccia. La costante sembra essere l'area in cui avvengono questi furti, zona sud della città. Le ultime due segnalazioni in ordine di tempo riguardano via La Marmora e via Caleppe all'angolo di via Corsica. Fatti simili si erano già registrati nel recente passato. Nell'autunno dello scorso anno, infatti, episodi del medesimo tenore erano avvenuti al Carmine e poi sempre a Brescia 2. Un'altra costante sembrerebbe essere anche la tipologia di auto cannibalizzate, che sono sempre di un certo valore. Lo scorso anno Mercedes, quest'anno BMW, Mini e Audi. Appena una manciata di giorni fa eravamo stati a Sant'Eustachio, zona nord di Brescia, dove gli abitanti del quartiere denunciavano diversi furti di catalizzatori. Come sempre in questi casi, la speranza di chi è stato colpito è che le indagini delle forze dell'ordine possano rintracciare i responsabili, magari grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.
Ora è il momento della politica, politica che abbiamo seguito molto bene nella giornata di ieri, lo abbiamo fatto proprio da Roma con il nostro direttore Paolo Bollani. Innanzitutto la notizia che arriva proprio in questi minuti da Roma è l'elezione attorno a mezzogiorno, quindi pochi minuti fa, del nuovo presidente della Camera dei Deputati che, come era stato annunciato anche nel nostro telegiornale da Simona Bordonali nella serata di ieri, è Lorenzo Fontana che è stato eletto, quindi leghista, che è stato eletto con 222 voti a suo favore, e già cominciano quelle che sono un po' i ragionamenti politici, perché in realtà ne mancherebbero alcuni all'appello, però in realtà è ancora molto molto presto, le valutazioni saranno fatte poi nelle prossime ore. Sta di fatto che per il momento pare che la maggioranza si sia ricompattata sul nome di Fontana. Ora facciamo un passo indietro e torniamo al Senato, dove c'è stata un po' più di bagarre, con un'elezione quasi a sorpresa alla prima chiama di Ignazio La Russa alla presidenza, con una Forza Italia che aveva deciso di non votare ed è comunque stato eletto. Noi abbiamo chiesto un po' cosa è successo, il commento, la ricostruzione del senatore Adriano Paroli di Forza Italia bresciano è chiara, lo sentiamo. L'atteggiamento di questi ultimi giorni non ci è piaciuto, cioè non si capisce per quale ragione non si possa costruire insieme il percorso del governo del centrodestra. Questo non ci è piaciuto, non ci sono piaciuti i veti, come ha detto anche il presidente Berlusconi, e questo dobbiamo sottolinearlo. Quindi alla prima chiama abbiamo deciso di non partecipare al voto, di dare a Berlusconi invece il compito di partecipare al voto, proprio come segnale che qui non c'è nulla in contrario certamente al presidente, ormai presidente La Russa, come il governo di centrodestra è l'unica cosa che ci interessa, ma anche come verrà costruito non è cosa da poco. Quindi riteniamo che al di là delle competenze che possono essere di tutti o di nessuno, c'è chi è più competente, chi è meno competente, ci mancherebbe, c'è chi deve fare un passo indietro di lato, si possono fare tutti i passi indietro di lato che si vogliono, il tema è il metodo. Se il metodo è se si governa insieme o se c'è chi governa e chi deve seguire. La maggioranza è iniziato male e mi spiace che qualcuno questa cosa già non l'abbia capito, perché fa finta di niente, non sta a me, io non partecipo alle trattative in prima persona, ma ho una certa esperienza e ripeto, credo che condividere sia meglio che pensare di imporre, e quindi quella è la strada che vediamo, l'auspicio è che questa strada venga ripresa il prima possibile. E alla prima giornata di legislatura il nostro direttore Paolo Bollani ha raccolto le voci, le emozioni e gli obiettivi di quasi tutti i parlamentari bresciani. Allora in questa breve clip abbiamo un po' riassunto queste emozioni, specialmente dei nuovi che sentirete, sono davvero importanti. È molto emozionante questa prima giornata, davvero sento il peso della responsabilità che gli elettori mi hanno dato, e entrare in quell'aula fa davvero effetto. Cosa c'è di diverso rispetto a quello che ti aspettavi? Beh, è un'aula che ha un significato e un senso della storia e della democrazia che davvero è impressionante, quindi non mi aspettavo che entrando lì dentro avrei provato quell'emozione così forte. Indubbiamente l'emozione del primo giorno è abbastanza forte, entrare in un'aula dove si è scritto parecchio della storia della nostra Repubblica fa una certa impressione, carica di responsabilità. Ecco, com'è l'aula? Ma l'aula è autorevole, nel vero senso della parola, è più di quanto si possa immaginare. Beh, è un impatto indubbiamente emozionante, è un grande onore essere nell'aula di Montecitorio, dove è stata tra l'altro votata la Repubblica nel 1947, ma è anche una grande responsabilità. Io non mi sono mai sottratto alle responsabilità nella mia vita e quindi l'assumo in piena coscienza di poter fare qualcosa per il nostro paese e anche per la mia città e la mia regione. Mi sono preparato in questi anni in quella che è un po' la politica estera e la politica internazionale, pertanto la mia ambizione è quella appunto di poter ricoprire un ruolo parlamentare all'interno della Commissione Esteri. Detto ciò, ovviamente è la mia prima esperienza a livello parlamentare, mi sono messo a disposizione del partito e saranno i vertici del partito che sceglieranno poi dopo di quale tema dovrò occuparmi.
Beh, sta andando bene, devo dire che stiamo prendendo diciamo così con confidenza con quello che è la parte amministrativa, il discorso elettorale, il voto, che era comunque per noi una novità, e la responsabilità di essere all'interno della Camera dei Deputati, devo dire che fa un certo effetto. È vero che mette soggezione, come dice qualche suo collega? Beh, sicuramente sì, devo dire che io stanotte non ho dormito e mi sono letta tutto il regolamento della Camera perché volevo essere pronta. Ero alla Camera, adesso sono al Senato, anche nel 2018 eravamo all'opposizione, abbiamo iniziato facendo un anno e mezzo di opposizione al governo giallo-verde e ci rimettiamo in quella lunghezza d'onda, opposizione. L'opposizione ha un ruolo secondo me fondamentale in una democrazia perché prepara l'alternativa a chi governa in quel momento, quindi insomma avremo un grande lavoro da fare. Il buon proposito di Stefano Borghesi qual è? Ma allora, pensiamo al territorio bresciano, diciamo che a Brescia, magari in particolar modo, visto il nostro sistema produttivo, il problema del caro energia, del caro bollette è più sentito anche che dalle altre parti del paese, quindi degli interventi immediati che vadano a tamponare subito il caro bollette. E questa ovviamente era un'estrema sintesi di quelle che sono state tutte le interviste raccolte ieri a Roma dal nostro direttore Paolo Bollani. Le versioni complete le trovate sul nostro sito internet www.laibrescia.tv se volete appunto ascoltarle e approfondire questa tematica. E ora vi porto proprio sul nostro giornale online www.laibrescia.tv per cambiare argomento e per capire un po' la situazione del contagio Covid con l'ultimo bollettino, quello della giornata di ieri: quasi 44.000 tamponi processati in Lombardia, 8.771 nuovi contagi, 1.078 di questi sono relativi a Brescia e province, un tasso di positività che scende leggermente, 19,9%, più 2 purtroppo nei ricoveri di terapia intensiva che salgono così a 16, e invece dopo diversi giorni di crescita anche importante un segno meno in area medica, meno 36. Aumentano sensibilmente rispetto ai giorni scorsi anche le segnalazioni di decessi, nell'ultima giornata sono stati 16. Voltiamo ora pagina in questo nostro telegiornale e ci occupiamo di Fusa Expo, fiera che ha aperto i battenti, è stata inaugurata nella giornata di ieri, dedicata alle aziende, dedicata agli uffici e all'innovazione che queste realtà riguardano. Però attenzione, perché ci si può andare davvero tutti, anche da privati cittadini, e di sicuro non manca qualcosa di interessante. Sentiamo la voce dell'ideatore Mauro Grandi e anche del presidente della Camera di Commercio Roberto Saccone. 3, 2, 1, via! E Fusa Expo si dice. Dobbiamo sempre evolverci, quindi l'obiettivo nostro è portare sempre qualcosa di nuovo in fiera, perché la fiera nasce proprio per quello, per scoprire prodotti e servizi nuovi. Quest'anno però abbiamo creato un progetto nel progetto, quindi abbiamo l'area che si chiama Career District, dove i visitatori incontreranno tutte quelle aziende che sono in cerca di personale. Quindi c'è proprio un incontro tra domanda e offerta, dove aziende che partecipano solo a Carir o aziende anche diffusa incontrano i loro futuri candidati. Quindi chi fosse interessato a trovare un nuovo lavoro o a intraprendere una nuova carriera può venire direttamente in fiera con CV alla mano e presentarsi direttamente. Tanti ringraziamenti che ha fatto durante l'inaugurazione, quello più sentito è forse proprio per chi espone, per le aziende che hanno deciso di credere e investire in un momento sicuramente non facile. No, è proprio così, perché l'anno scorso c'era il Covid e serviva coraggio, oggi sono entrate altre problematiche e serve ancora più coraggio. Quindi la resilienza nostra delle aziende sicuramente viene confermata anche in questa edizione di Fusa. Con particolare soddisfazione che ospitiamo Fusa Expo, perché al di là del fatto che Fuda Expo è una fiera molto innovativa che è appena partita e che quindi necessita anche del nostro sostegno, non è un episodio nella programmazione del Brixia Forum, perché in poche settimane abbiamo ospitato Memoria, che è una fiera molto importante a livello internazionale, abbiamo ospitato e organizzato Futura Expo, che è stato diciamo un evento di grande richiamo, di grande soddisfazione tanto per gli espositori quanto per il pubblico che ha potuto visitarla. Adesso Fusa Expo e fra qualche tempo dentro casa, quindi in 3 mesi 4 fiere importanti, 4 manifestazioni di richiamo, quindi siamo particolarmente soddisfatti del rilancio di questa struttura che Brescia si merita.
Continuiamo a parlare di Brescia e in questo caso delle sue bellezze. Una di queste è sicuramente, indubbiamente, la chiesa di Sant'Agata, che però ha bisogno di aiuto, almeno per quanto riguarda la sua facciata, che purtroppo è gravemente ammalorata. E allora scatta una raccolta fondi, ma una raccolta fondi molto particolare. Scopriamo perché. Nell'agosto 2020 una porzione di intonaco della facciata della chiesa di Sant'Agata in città si è staccato finendo a terra, il segno più tangibile della necessità per questo gioiello di Brescia di un restauro. Ecco allora il crowdfunding, che altro non è se non una raccolta fondi lanciata da Fondazione Comunità Bresciana. Si tratta però di una raccolta molto particolare, infatti è inserita in uno speciale bando di Fondazione Cariplo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio, che promette, una volta raggiunta metà della somma necessaria, di finanziare il restante. Per il completo restauro del cornicione sommitale della facciata della chiesa di Sant'Agata, la cifra posta come obiettivo è di 100.000 euro. Quindi, una volta che le donazioni raggiungeranno quota 50.000, gli altri 50 arriveranno dalla fondazione. La raccolta fondi è online da una manciata di giorni sul portale ForFounding, piattaforma di Intesa San Paolo. Dall'inizio sono stati raccolti oltre 5.000 euro e per raggiungere il traguardo stabilito ci sono ancora 85 giorni di tempo. È il momento di parlare di sport. Si è conclusa pochi minuti fa la seconda partita della N Brescia, parliamo di pallanuoto in questo gruppo D di Champions League ad Atene. Allora andiamo subito sul nostro sito internet per capire un po' com'è andata, a fare una breve sintesi del match. Già dal titolo capite che è arrivato un nuovo successo per i Leoni di Sandro Bovo. Secondo impegno in due giorni per la N Brescia in Champions, e dopo lo schiacciante successo di ieri, lo ricorderete, contro Duisburg, ne è arrivato un secondo questa mattina. Partita più equilibrata rispetto alla prima, ma l'avversario di fatto era più provante. Contro Mladost il risultato finale è stato di 13-9 per i Leoni. Il primo quarto è stato all'insegna della parità, si è concluso sul 2-2. Nel secondo la N riesce a creare un primo piccolo solco andando sulla pausa lunga sul 5-3. I bresciani aumentano di 2 punti il vantaggio nel terzo tempino per poi gestire nel quarto, che si chiude in parità 3-3. Partita vera, vittoria importante che ci ha dato molte indicazioni, ha detto Sandro Bovo al termine. Loro sono una squadra organizzata, abbiamo sbagliato tanto davanti nei primi due quarti, però abbiamo fatto parecchi contropiedi, di questo sono contento. Ora guardiamo al prossimo match, ma sono soddisfatto. Prossimo match che sarà poi domani 17:30 contro Zaibas. Allora vedremo se la N Brescia riuscirà nuovamente a confermarsi nella massima competizione europea, ovviamente a queste prime sue battute. Ora il tempo del calcio. Domani il Brescia scende in campo, lo fa alle 14 in trasferta contro il Cagliari, e quindi una partita indubbiamente importante per la nostra società, in particolare per il presidente Massimo Cellino. E intanto però c'è un intoppo, quantomeno per quanto riguarda la salute del tecnico del Brescia Pep Clotet, che questa mattina avrebbe dovuto tenere la conferenza stampa, che è stata annullata per problemi di salute. Vedremo se riuscirà quest'oggi a partire per Cagliari. Intoppo prepartita per il Brescia Calcio, in particolare per il tecnico Pep Clotet. Alle 9:30 di oggi era infatti prevista la sua conferenza stampa in vista della sfida di domani pomeriggio in Sardegna contro il Cagliari, ma l'appuntamento con i giornalisti è stato annullato a causa di piccoli problemi di salute. La società ha infatti fatto sapere che l'allenatore spagnolo ha accusato alcuni sintomi influenzali e ha preferito rimanere a casa. Il tecnico si è anche sottoposto a tampone che, per il momento, è risultato negativo. Attualmente non è quindi nemmeno possibile sapere se Clotet sarà in grado di partire per l'isola o, di conseguenza, se potrà o meno essere in panchina nel match contro l'ex squadra del patron Cellino domani alle 14. Sempre dalla società comunicano che le sue condizioni saranno valutate nel primo pomeriggio. In caso di impossibilità del titolare, il suo vice, Daniele Gastaldello, guiderà la squadra in uno scontro che si preannuncia gustoso. La squadra isolana, infatti, è in ritiro per prepararsi al meglio ad accogliere il Brescia. E inoltre la stampa locale riporta di un settore ospiti praticamente già sold out, cornice quindi delle grandi occasioni. E ora facciamo gli auguri di pronta guarigione al tecnico del Brescia Calcio Pep Clotet, che non sappiamo, l'abbiamo sentito, se sarà in panchina per la partita di Cagliari. Quello che sappiamo è che ci saremo noi live come sempre con una nuova puntata di Diretta Stadio a partire dalle 13:30, quindi vi aspettiamo per seguire i 90 minuti della partita fra Brescia Calcio e Cagliari. Il telegiornale per questa edizione finisce qui. Io come sempre vi porto per un'ultima volta sul nostro sito internet www.laibrescia.it
TV, solo per ricordarvi che su questo, il nostro giornale online, eccolo qua, trovate sempre tutte le notizie, trovate la diretta in streaming del canale 181 del Digitale Terrestre in questo piccolo box e anche i banner per iscrivervi ai nostri canali Telegram e Live Brescia News e The Live Brescia Sport. Grazie per essere stati con noi, un buon proseguimento di giornata e a presto. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione E-Live Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.